Perfetto, prof. Allora prendo le slide e poi possiamo partire. Mi dica se si vedono, così poi No, seguo per le il sue momento no, ma indicazioni. se no posso farlo anch'io, però no, al momento non si vedono. Ok, faccio subito. Perfetto, dovrebbero vedersi ora. Perfetto. Adesso sì, perfetto, teniamo questo allora per un pochino e poi... Certo. Iniziamo pure la presentazione. Buongiorno e benvenuti a tutti. Io sono Enrico di Ulm Communication School e sono lieto di essere qui con voi oggi per la presentazione del Master Specialistico in Gaming and eSports. A presentarlo per noi oggi ci sarà il direttore scientifico del Master, il professor Guido Di Fraia. Prima di lasciargli la parola, invito tutta la chat a silenziare il microfono e disattivare la propria webcam e ricordo che potrete intervenire in qualsiasi momento con le vostre domande scrivendole in chat oppure alzando la mano. Detto questo, vi auguro una buona presentazione, un buon webinar e passo la parola al professor Guido Di Fraia. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille, grazie a tutti quelli che sono interessati e quindi presenti a questa presentazione che, come dire, in qualche modo, non lo so, posso dire quasi che completa un percorso anche per certi aspetti mio personale, perché nonostante insomma abbia capelli bianchi, ho avuto modo di essere, come dire, un giocatore appassionato, in alcuni momenti anche abbastanza dipendente, e inevitabilmente avere un figlio che quando insomma era piccolino, e forse era sin troppo piccolino, insomma, faceva videogames insieme a me con grande divertimento reciproco. Al tempo questo tipo di attività appunto era solo un gioco, adesso è diventata una possibilità di professione. E quindi sono particolarmente contento perché lo Ulm Lab, cioè lo Ulm, scusate, ha forse ancora una volta, no, intercettato una tendenza, un trend, di carattere socioculturale, ma anche economico, ma anche, come dire, professionale, che è quello appunto della, no, delle possibilità offerte dal gaming e dagli sport per le attività di marketing e comunicazione delle imprese. Io credo che questo sia, come dire, il percorso formativo per certi aspetti più innovativo tra quelli che abbiamo proposto in questi ultimi tempi, anche perché è l'unico in Italia che abbia queste caratteristiche. È un percorso formativo che abbiamo avuto la fortuna di, come dire, di mettere a punto attraverso, insieme alla collaborazione di Desire, che è appunto una società leader in Italia proprio perché ha una squadra di, come dire, di gaming e di sport e perché si occupa professionalmente proprio di queste cose. Il mondo del gaming, come probabilmente voi sapete, essendone probabilmente appassionati, è un mondo in continua espansione, sia da un punto di vista di numeriche, quindi di appassionati, ma anche di economics. Già diversi anni fa il mondo appunto della, no, la vendita complessiva a livello globale, insomma, di prodotti legati ai videogiochi, prima quelli come chiaramente quelli stand alone, poi quelli che appunto si giocano attraverso insomma, il cloud, eccetera, ha superato ampiamente, no, il fatturato globale del mondo del cinema. E quindi potremmo dire, come dire, che se il cinema era la settima arte, quello del videogaming potremmo quasi definirla l'ottava arte, perché effettivamente, come dire, la costruzione narrativa e anche appunto visuale, iconica dei videogiochi in generale, anche insomma delle piattaforme di e-sport, raggiunge dei livelli veramente incredibili che, come dire, che richiedono, come sapete, migliaia di persone e migliaia o un milione di ore di lavoro. Quindi veramente una grande industria e quindi non un gioco, anche se no, basata sui giochi, che offre in questo momento e sempre di più lo farà nei prossimi anni delle, no, interessantissime opportunità per il mondo delle imprese che cercano costantemente, ripeto, nuovi spunti per generare relazioni con i propri consumatori, con i propri pubblici di riferimento. E quello del gaming e degli sport sta diventando, ripeto, uno dei, no, dei nuovi luoghi attraverso cui si va a intercettare, no, in qualche modo cioè la competizione fra brand di ogni dimensione,
ma prevalentemente insomma dei grandi brand. Questo è il motivo appunto per cui nella giornata di presentazione di questo percorso formativo appunto abbiamo organizzato un convegno che si intitolava appunto More Than a Game, cioè quindi insomma no, ben altro e ben di più di un semplice gioco, ma appunto come dicevo un'opportunità di business per le aziende, di relazione per le stesse, di entrare in contatto con i propri consumatori in maniera nuova, ingaggiante e probabilmente insomma destinata a durare nel tempo, e opportunità di una nuova professionalità che è quella che noi cerchiamo appunto di costruire attraverso questo nuovo percorso formativo. Come funziona? Come vi dicevo prima, in Italia il mondo degli sport e del gaming in generale è, come vi dicevo prima, in aumento, possiamo vedere la chart successiva, nonostante appunto abbia raggiunto chiaramente dei livelli altissimi come quello dei insomma videogiocatori durante il periodo del Covid, in cui appunto no, anche di necessità virtù ci sono stati giocatori che magari prima non si erano mai avvicinati a questo mondo, le statistiche relative appunto al 2022 mostrano che comunque ci sono almeno 1.620.000 giocatori, come dire, appassionati, e l'indotto complessivo di, come dire, di persone che gravitano intorno a questo mondo è intorno ai 4.900.000, quindi una fascia importante della popolazione che è stata come dire mappata da una ricerca recente dell'Osservatorio Italiano appunto sui videogiochi e sugli sport, che ci dimostra oltretutto delle cose molto interessanti soprattutto per le aziende. Che cosa? Ci mostra che il pubblico di riferimento di questo mondo, quindi del mondo del gaming e degli sport, è un pubblico di riferimento molto avanzato dal punto di vista socioculturale. Quindi non ci dobbiamo immaginare, come probabilmente voi sapete, ragazzini, no? che rinchiusi nelle proprie camerette giocano in maniera maniacale a videogiochi, ma piuttosto, ripeto, un cluster della popolazione italiana molto ampio. Come abbiamo detto, sono circa 4.900.000 gli interessati appassionati che seguono ad esempio le partite su Twitch, ma soprattutto un pubblico avanzato da un punto di vista socioculturale. Da questa ricerca emerge ad esempio che sono le persone che maggiormente usano i sistemi di pagamento elettronici rispetto appunto al totale della popolazione, mostrano che hanno delle visioni anche più aperte rispetto a tutta una serie di tematiche, di issues, tipo appunto la diversità di genere o altri temi di carattere sociale, rispetto ai quali appunto mostrano una visione avanzata. E dall'altra parte la cosa molto più interessante, credo, da immaginare, perché tende un po' a sfatare anche dei miti o dei luoghi comuni, è che c'è una quota importante di donne che sono videogiocatrici, che sono appassionate a questo mondo, il 42%. Quindi capite, il 42% della popolazione che abbiamo prima citato è costituita da donne, e quindi a differenza dello stereotipo tradizionale, e anche questo a differenza un po' dello stereotipo, il fatto che queste attività e l'interesse rispetto a queste attività si distribuiscono in maniera molto ampia sulla popolazione anche in termini di età, e quindi ci sono cinquantenni, sessantenni con i capelli bianchi che seguono le partite su Twitch o che sono videogiocatori accaniti. Questo perché racconto questo? Proprio perché questo mostra quanto questo tipo di target di riferimento sia di interesse per le aziende e per tutti quei brand anche avanzati, quindi il brand del lusso, della moda, i brand dell'automotive avanzata, eccetera, perché proprio no, riesce attraverso questo tipo di iniziative, questo tipo di contenuti a parlare, ripeto, con dei pubblici avanzati, alto spendenti rispetto a quelli alla media, e che hanno appunto visioni e sono un po' insomma pionieri anche rispetto a altri comportamenti d'acquisto. Tutto questo appunto per dire quanto questo settore possa essere di interesse per le imprese. Adesso cerchiamo di capire meglio insomma, no, che quali sono le figure professionali e che cosa in qualche modo cosa significa prepararsi, no, facendo sostanzialmente un percorso formativo come quello che abbiamo messo a punto insieme a Desire. È chiaro che da una parte, no, per poterlo frequentare c'è bisogno di una grande passione e anche di una competenza, se possibile, insomma, in ingresso rispetto ai videogiochi, alle loro caratteristiche o agli sport, eccetera. Ma certamente il master non insegna a videogiocare o, a diventare campioni di sport. Insegna a gestire, come dicevamo prima, questo tipo di attività per attività di marketing e comunicazione aziendale. Quindi le figure professionali che va, no, a definire sono quelle appunto degli sport manager, quindi la persona che all'interno dell'azienda, no, progetta sostanzialmente da un punto di vista appunto progettuale e strategico le attività che l'azienda può, no, svolgere utilizzando i team di e-sport o di gaming.
forma la figura del talent manager, cioè della persona che in qualche modo riesce a gestire o ha le capacità, no, di capace di tipo relazionare o di coaching, no, necessarie per gestire team o persone, no, o campioni in qualche modo delle varie sport piuttosto che di gaming. Forma i sport and gaming strategist, cioè quindi quelli appunto che oltre a sapere, cioè, costruiscono le strategie, no? Laddove gli sport manager gestisce, no, delle progettualità eventualmente già costituite, gli sport and gaming strategist è quello che costruisce le strategie. È chiaro che queste due figure spesso, no, possono coincidere in una figura sola. E poi, no, questo percorso può formare social media e community manager, perché di solito, come sapete, dietro ai gaming, no, ai diversi game o alle diverse piattaforme o sistemi di sport, ci sono enormi community, no, che vanno gestite e vanno orientate e sono, insomma, in qualche modo il luogo dove il brand, no, può trovare maggior beneficio, maggior giovamento per le proprie attività di marketing e comunicazione, proprio ingaggiando, no, in spazi collaborativi i propri fan, i propri pubblici di riferimento, i fan, no, della squadra, no, della squadra di sport che magari il brand stesso ha sponsorizzato e sta utilizzando. Peraltro, la cosa carina da sapere è che, non so se voi abbiate partecipato appunto all'evento che ho citato prima, che citavo prima allo IULM, che abbiamo fatto allo IULM proprio su questi temi una decina di giorni fa, ma Combinazione ha voluto che questo evento si svolgesse il giorno dopo, in cui la squadra di sport della Juventus, Juventus Desire, che appunto è la squadra di, no, di FIFA gestita, incubata all'interno dell'azienda Desire, che, come vi dicevo, è l'azienda con cui abbiamo messo a punto questo percorso formativo, aveva appena vinto il campionato. E quindi avevamo lì, insomma, gli sport manager della Juventus Global, no, che appunto ci ha raccontato un po' anche appunto quali sono le caratteristiche di questo tipo di attività e quanto appunto questa attività sia strategica anche per un brand come la Juventus, capite, che è un brand globale, che però ha sentito il bisogno appunto di rendersi ancora più ingaggiante, ancora più globale e ancora più, no, vicino ai propri pubblici di riferimento, proprio attivando anche una squadra di sport che, come vi dicevo, appunto ha vinto il campionato di Serie A una decina di giorni fa in Italia. Vediamo l'altra chart. Ma chi vuole parlare questo master? Vabbè, insomma, chiaramente il master, l'abbiamo detto, ha appassionati di questo mondo, ma soprattutto appassionati che vogliono, no, rendere questo tipo di passione una vera professione vera e propria. E quindi, no, a giovani, laureati e non, questo è un aspetto importante, questo non è un master accademico, e quindi è un master rivolto a sostanzialmente tutte le persone che vogliono iscriversi, perché non c'è bisogno di requisiti di ammissione, cioè non c'è bisogno di essere laureati alla triennale, alla magistrale, no? Qualsiasi persona in qualche modo che abbia un interesse, che abbia una formazione di qualsiasi tipo, di qualsiasi provenienza, può immatricolarsi. È rivolto poi anche a chi già lavora in questo mondo, quindi a project manager, a marketing manager, communication manager, cioè alle persone che all'interno delle aziende hanno già un'attività, no, legata al mondo del marketing, della comunicazione aziendale, e che vogliono, no, integrare nelle proprie conoscenze quelle relative a come utilizzare questo tipo di, no, questa tipo di nuova opportunità di relazione e di marketing appunto all'interno delle proprie competenze per implementarle poi in azienda. E lo stesso, dall'altra parte, è rivolto anche a, come dire, persone che si occupano di business, anche start-upper, se vogliamo, che vogliono in qualche modo di nuovo avere delle competenze maggiori rispetto del gaming e degli sports, per capire appunto se magari possono esserci delle opportunità di business e di investimento in questo tipo di attività che, come vi dicevo prima, sta crescendo in termini numerici anno su anno in maniera molto significativa. Che cosa si, vediamo quella dopo. Che cosa si studia? Quindi quali sono gli argomenti? Allora, gli argomenti, come capite, sono quelli che hanno a che fare da una parte con i fondamenti del marketing, della comunicazione aziendale,
perché chiaramente bisogna, no, conoscere che cosa significa fare comunicazione attraverso una community e quindi attraverso i social, come si costruiscono dei contenuti, come si progetta una strategia, no, di media per comunicare le attività che stiamo facendo e quindi, no, tutto quello che ha a che fare in qualche modo col marketing, con il social media marketing e il marketing digitale più in particolare, ma poi c'è anche tutta quella parte, come vi dicevo prima, che ha a che fare con i trend tecnologici rispetto appunto all'innovazione dei videogiochi piuttosto che degli sport e anche tutti questi aspetti, come dire, di carattere, no, di gestione degli eventi, di gestione delle squadre, di gestione dei talenti, di, come dire, ottimizzazione dei processi, di come rendere appunto, no, i giochi in generale, no, un business funzionale proprio al raggiungimento degli obiettivi dell'azienda. Quindi, no, competenze da una parte, ripeto, di marketing e comunicazione digitale e dall'altra parte verticali sul mondo degli sport e del gaming, che sono appunto l'oggetto specifico di questo percorso formativo. Andiamo ancora avanti. Chiaramente, come tutti i nostri percorsi formativi, sono l'attività che si svolgerà, sarà un'attività molto pragmatica, molto pratica. Questa è un po' una delle caratteristiche che in qualche modo distingue i percorsi formativi della di Communication School rispetto ad altre offerte formative e quindi le attività che noi svolgiamo sono attività, come dire, in gran parte laboratoriali. Quindi sostanzialmente si studia facendo e non solo appunto studiando. E l'altro aspetto fondamentale da ricordare è che i docenti dei nostri percorsi formativi e in particolare i docenti di questo master sono tutti professionisti del settore. Quindi appunto incontrerete probabilmente, se chi di voi si iscriverà, il responsabile appunto del team della Juventus che farà lezione, piuttosto che anche videogiocatori o, come dire, componenti di team di esports che possono appunto insegnare concretamente, no? Partendo anche dalle proprie esperienze, tutto ciò che c'è da sapere per poter gestire questa attività in maniera efficace e proficua. Cosa succede quando uno appunto esce da questo percorso? Ha lo scenario, come dire, ha chiaro quali sono gli scenari, le tendenze rispetto a questo settore, è in grado appunto di progettare iniziative di sport e di gaming in maniera strategica e quindi è in grado di individuare gli obiettivi, no, del brand che possono essere raggiunti con questo tipo di attività, ha tutte le competenze necessarie per gestire, no, oggettivamente questi gruppi, questi team di sport o di gaming, che capite non è banalissimo, no? Perché quella figura lì è una figura un po' come l'allenatore, tra virgolette, no? Anzi, come il dirigente delle squadre di calcio, quindi c'è un ruolo da una parte comune di orientamento, ma anche di motivazione, ma anche di gestione del business. E quindi, ripeto, un ruolo affascinante secondo me, ma per nulla facile. E quindi questo, da qui la necessità, insomma, di affrontarlo all'interno di un percorso formativo di tipo universitario, come quello comunque che vi stiamo proponendo, che poi conosce, come abbiamo detto prima, no, le caratteristiche del marketing digitale, del social media marketing per la, no, disseminazione poi dei risultati, dei contenuti e delle opportunità appunto comunicazionali di marketing che questo tipo di attività possono offrire. Andiamo ancora a quella dopo. Quali sono i punti di forza di questo percorso formativo? Beh, io direi la cosa più interessante che rende unico questo percorso formativo, come dicevo prima, a livello nazionale, non solo perché, ripeto, no, non ci risulta che all'interno delle università siano stati attivati percorsi di questo tipo, ma perché questo percorso, come vi dicevo prima, è stato attivato e progettato insieme a Desire. Il gruppo di Desire ha studiato insieme a noi i contenuti, soprattutto paragonandoli e parametrandoli a quanto sta già avvenendo negli Stati Uniti. Nei campus degli Stati Uniti questi percorsi formativi sono già attivi e quindi in qualche modo quello che abbiamo fatto, abbiamo esaminato i loro programmi, abbiamo cercato di capire come declinarli al meglio per la realtà italiana, quindi il percorso che vi proponiamo è un percorso, dire, pensato anche sulla base di standard internazionali. La seconda opportunità, come vi dicevo prima, è il fatto che, no, la presenza di Desire, che è un'azienda leader in questo settore, ci offre proprio per avere docenti che siano persone di questo mondo e che quindi non sono docenti universitari, ma sono persone che vivono all'interno di questo mondo. E poi, come dire, la parte secondo me ancora più interessante è la possibilità appunto di partecipare agli eventi promossi da Desire e dagli altri player che sono appunto sia di livello nazionale e internazionale, tipo insomma, no, la squadra della Juventus che vi dicevo prima, che gioca a livello nazionale in Serie A, ma chiaramente
disputa poi anche sfide internazionali e quindi c'è la possibilità di entrare in contatto, ripeto, con i professionisti proprio del gioco e del videogioco proprio per imparare da loro e per fare esperienza e poi magari anche un po' per divertirsi, insomma, sfidandoli o capendo se siamo appassionati anche di videogiochi e li giochiamo, insomma, no? Come relazionarci con i campioni di queste varie attività. Questo credo che sia sostanzialmente, no, insomma, i punti di forza, no, e che quelli che riteniamo essere gli elementi più ingaggianti di questo percorso. Ripeto, un percorso di alto livello costruito con una squadra e con un'azienda che gestisce squadre, che prende in considerazione dei parametri internazionali e che dà la possibilità a chi lo frequenta di entrare proprio in contatto con i professionisti, con i videogamers, con i manager, no, delle principali realtà di sport e videogames italiani. Io direi che questo più o meno è tutto per quanto riguarda, insomma, una presentazione di carattere frontale. Non so, quindi forse la cosa più interessante, quelle che, no, le cose più interessanti di solito in queste circostanze vengano fuori sulla base appunto delle domande dei presenti, per cui non lo so se ci sono, ripeto, curiosità, domande o appunto chiarimenti da fare da parte vostra, io sono qua per rispondervi. Buon pomeriggio, se posso intervenire. Grazie per la spiegazione e la presentazione del corso. Io sono un lavoratore, quindi volevo sapere come è possibile conciliare, diciamo, le esigenze lavorative con il corso, cioè se è obbligatoria la frequenza anche per quanto riguarda quella in presenza. E, a parte il sabato, diciamo, poi ho visto che c'è anche una giornata intera il venerdì, quindi per me sarebbe complicato un po' partecipare. E immagino che comunque le lezioni saranno anche registrate, però volevo capire se c'è comunque la presenza obbligatoria, tra virgolette, per una persona oppure una persona ogni settimana, diciamo, può recuperare. E la seconda domanda è perché all'interno viene anche specificato la possibilità di uno stage facoltativo, volevo anche sapere che tipo di partner quindi avevate, quali società più o meno eravate collegati. Ecco. Immagino comunque l'aveva già anticipato che venivano professionisti del settore. E anche avevo sentito della Juventus, però immagino che forse i partner riguardino anche altri, non lo so, quindi era giusto per capire anche eventualmente lo stage presso quali società verrebbe fatto. Sì, Grazie. allora per quanto riguarda come dire, la frequenza, sì, c'è una, come dire, c'è un regolamento che vale per tutti, insomma, i master. E, allora, la presenza non è obbligatoria, nel senso che, cioè, oddio, o meglio, è obbligatoria e si possono fare fino a un 20% di assenze, ok? Quindi rispetto al monte ore. Ha consentito la possibilità appunto di perdere fino a un 20% del monte ore complessivo. Questo, no, in condizioni normali, a meno che appunto non ci siano problemi giustificabili in termini di salute, eccetera. C'è la possibilità, certo, che le lezioni vengano registrate, che quindi uno da un punto di vista di contenuti possa riguardarsi e in qualche modo mantenersi alla pari rispetto agli altri, però insomma questo il criterio insomma, del 20% del monte ore è un criterio che teniamo a fare rispettare, anche perché altrimenti, come capite, rischieremmo, no, di mandare sul mercato persone che no, hanno solo il titolo, ma non hanno poi effettivamente avuto la possibilità, anche perché abbiamo detto appunto che sono in gran parte attività pratiche, quindi non è possibile, insomma, cioè, no, non frequentare gran parte del percorso formativo, pena appunto no, la scarsa possibilità di acquisire le competenze necessarie. Per quanto riguarda appunto, le aziende, come vi dicevo, intanto questa è un'ottima domanda. Allora, il master non offre, come dire, necessariamente
lo stage, nel senso che laddove nei percorsi accademici universitari lo stage o anche insomma nelle magistrali gli stage sono come dire, obbligatori e quindi si acquisiscono crediti necessari al conseguimento del titolo anche grazie agli stage, nel caso appunto dei master di questo tipo che trattano, che sono rivolti ai professionisti del settore o comunque che sono di tipo executive, non prevedano l'obbligo dello stage. Quindi lo stage è un'opportunità ma non un obbligo. Questo significa che, come dire, che i nostri uffici, chiudete i microfoni, ragazzi, faccio il microfono aperto. Questo significa appunto che noi non facciamo, non svolgiamo direttamente un'attività di collocamento di tutti gli studenti all'interno degli stage. Quello che invece abbiamo appunto un ufficio che si chiama Career Service e nel rapporto con le imprese, da una parte, che si occupa comunque appunto di trovare gli stage alle persone che ne sono interessate. Da questo punto di vista, come vi dicevo, il punto di riferimento in questo momento è Desire e la sua rete, insomma, di partner e di altri soggetti che operano in questo settore. In questo momento, sinceramente, non ho sotto mano l'elenco delle aziende che hanno già deciso di aderire, anche perché, ripeto, il master partirà ancora fra un po' di tempo e stiamo ancora, insomma, definendo gli accordi. Però, insomma, io vi dico quello che succede negli altri master di cui sono responsabile scientifico, eccetera. Quello che succede è che solitamente, nonostante, come dicessi prima, come abbia detto prima, noi non abbiamo, insomma, non ci prendiamo il compito di trovare uno stage a tutti i partecipanti. Quello che succede di solitamente è che abbiamo più richieste di quanto non siano gli studenti disponibili ad andare in stage. Per cui, insomma, conto in effetti che anche questo tipo di percorso, essendo appunto innovativo e essendo queste figure particolarmente, insomma, richieste sul mercato del lavoro e sempre di più lo saranno, insomma, la possibilità di trovare stage, grazie anche, ripeto, alla collaborazione con Desire e con le sue aziende, la sua rete di aziende partner, credo che non sarà assolutamente un problema. Grazie Prego. C'è un'altra mano alzata, mi sembra di vedere, era la tua, non lo mille. so. Sì, buongiorno. Prego. Io vi contatto come dipendente di una software house che ha uno spin-off su un progetto di game, che però ha già dentro delle figure un pochino più tecniche, un narrative designer, un level designer e uno sviluppatore. Dai destinatari che ho visto del master, mi sembra interessante la formazione di questa figura ulteriore da affiancare. Volevo un attimo capire se a livello di competenze in uscita, poteva questa persona già andare a collaborare con delle figure un po' più tecniche all'interno del progetto o se invece c'era proprio bisogno di fare un ulteriore step di stage. Volevo capire quanto era proprio professionalizzante a livello di competenze. Allora, è molto professionalizzante a livello di competenze, ma non di tipo strettamente tecnico. Cioè, il ruolo di questa figura è il ruolo, appunto, come abbiamo detto prima, di gestire, cioè, non tanto la costruzione del videogioco o la costruzione, appunto, dell'architettura narrativa. Noi in Luma abbiamo avuto, insomma, corsi di questo tipo, cioè per lo sviluppo, appunto, di figure in grado poi di costruire videogiochi, eccetera. Però non è questo quello di cui stiamo parlando. Questa è una figura, appunto, che si occupa di comprendere quali sono le necessità dell'azienda o del brand, comprendere quali potrebbero essere le opportunità offerte da i diversi videogiochi o le soluzioni o diversi sport e di in qualche modo costruire delle progettualità, sia ingaggiando soggetti o squadre già esistenti, sia come dire, costruendo squadre ex novo, in maniera che poi tutta l'attività di visibilità, eccetera, poi diventa appannaggio dell'azienda stessa. Quindi alla domanda competenze tecniche, no, perché è un percorso formativo di management, di marketing, di comunicazione, specificamente pensato per andare a operare su questo settore. Per cui mi viene in mente appunto che se l'idea della vostra azienda è quella poi di andarlo a proporre sul mercato, andarlo a proporre le aziende, eccetera, questa è una figura che può esservi utile perché vi fa, insomma, un po' anche da interfaccia culturale, no? Cioè fa capire alle aziende cosa può servire quella roba lì, perché no, perché magari a volte c'è bisogno ancora di spiegarlo. Sì, ok, grazie, molto chiaro.
Vedo che c'è un'altra una mano alzata da parte di Alessandro, prego. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Giusto un'informazione. Prima si è parlato della figura del coaching, del coach, eccetera. Io, siccome sono già caster su B-Sports e Serie C, e faccio anche la parte di coaching su diverse società di Serie C, appunto. Volevo capire qual è la figura che poi qua viene sviluppata a livello poi di questa branca, nel senso c'è un potenziamento a livello, non so, educativo verso chi deve essere fatto poi, non so, come allenatore, giusto per capire quella sezione di coaching che abbiamo citato prima, come viene costruita, e le figure professionali che vanno a fare questa cosa, se avete già dei nomi, dei docenti, eccetera, che già conoscendo il mondo di FIFA, più o meno so dove girarmi, però almeno avere un'idea di chi c'è. Allora no, in questo momento io non ho sottomano un elenco dei docenti. Eventualmente possiamo farvela avere perché, come dire, la calendarizzazione che stiamo costruendo, la stiamo facendo proprio in queste settimane, la dovremmo avere pronta entro la metà di maggio. Per cui, se eventualmente poi la cosa le interessa, le facciamo avere, ripeto, il calendario preciso con tutti i nomi che sono stati inseriti all'interno. Come diceva lei, è chiaro che la parte relativa al coaching è un po' quello che avevamo accennato prima, cioè è il potenziamento nel caso, come dire, ci sia una persona come lei che già si occupa di queste cose, oppure in qualche modo la formazione anche da zero, perché è chiaro che dobbiamo immaginare no, che chi si iscrive abbia una, no, cioè, non dobbiamo dare per scontato che siano persone che già operano in questo settore, per cui chiaramente dobbiamo in qualche modo partire no, dalle basi per certi aspetti, però questo mi permette di dire una cosa, come dire, nelle attività, nell'immatricolazione, cioè l'immatricolazione, l'iscrizione prevede un colloquio che è di carattere motivazionale, ma soprattutto è anche un colloquio di assessment che ci serve proprio poi per andare a generare delle classi che siano no, omogenee all'interno o quanto più omogenee possibili da un punto di vista proprio di competenze d'ingresso, no? Per evitare che ci siano sfasamenti pa particolari che possono essere in qualche modo rendere più complessa poi la didattica. Quindi stavo dicendo, come dire, le attività formative che vengono svolte su quell'area sono quelle appunto che hanno a che fare con la gestione dei gruppi, con la gestione, con le dinamiche di motivazione, con i processi interpersonali di comunicazione, con come dire, la gestione della tensione, cioè tutte quelle cose che in qualche modo possano no, aiutare in questo caso no, le figure che svolgono attività di coaching a insomma, gestire al meglio il team, sempre per aiutarlo a raggiungere insomma, no, gli obiettivi sportivi in questo caso che il team si prefigge, quindi cioè, chiaramente si va no, da dinamiche di gruppo, come dicevo prima, quindi temi di carattere psicologico, di carattere psicorelazionale, di carattere, come dicevo prima, appunto cognitivo-motivazionale, eccetera. Queste sono un po' le cose un po' più specifiche, se ho capito bene la domanda, su cui lavoriamo, insomma. Praticamente volevo capire il livello di conoscenza di base per poi dove viene sviluppato, nel senso sì. Quindi da quello che ho capito è un livello 1, mettiamola così, per poi Allora, magari come vi dopo dicevo, avere. dipenderà dalle classi che andiamo a costituire, capisce? Cioè, se poi scopriamo che per questo facciamo no, l'assessment iniziale e il colloquio motivazionale, cioè se scopriamo che la classe è tutta o quasi tutta di livello 2 o di livello 3, partiamo da quel livello lì, no? Cioè, non abbiamo sostanzialmente una, no, una un contenuto già definito, capisce che cosa voglio dire, no? Non Quindi lo so, ovviamente. Grazie comunque. altre domande? Vabbè. Non so, Communication School, se Sì, allora. riteniamo domande. Possiamo magari lasciare i contatti ai ragazzi che ci stanno seguendo. Quindi, vi Volentieri. ricordo che potete chiedere ulteriori informazioni alla mail ufficiale del Master, alla segreteria del Master, ed è la seguente: master.gaming e
sports, adesso la scrivo in chat, @yulmo.it, oppure la mail, diciamo, generica con cui potete contattare la segreteria della scuola di comunicazione, che è info.sdc@yulmo.it. Comunque adesso la metto in chat, la mail. Ottimo. Non fatevi problemi, scriveteci, vi rispondiamo. Se avete, appunto, chi è interessato poi eventualmente alla programmazione definitiva del percorso con i nominativi, insomma, dei docenti, eccetera, ce lo faccia sapere, che avremo modo, appunto, di farglielo avere appena sarà redatto del tutto. Perfetto. Beh, se non ci sono altre domande, possiamo... Siamo arrivati ai saluti. Se qualcuno invece appunto volesse intervenire, può farlo approfittando di questi ultimi minuti, altrimenti possiamo chiudere il collegamento. 3, 2, 1. Bene. Perfetto, grazie. Allora direi che possiamo salutarci. Un grazie al professor Guido Di Fraia, un grazie a tutti i nostri partecipanti di essere stati qui con noi. E un grosso in bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie a tutti, buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata.